Questa è la bellissima facciata del teatro di Wiesbaden. Fra poco andiamo in palcoscenico per la prova di scena di Elisir d'Amore. Pronti per una nuova avventura? Naturalmente, sempre. Avanti! Non ci serve fare lo spettacolo dall'inizio alla fine o dal secondo atto fino alla fine del secondo atto, così come il primo. Ci serve che voi facciate la geografia corretta. Chiaro? Siamo con Roberto De Candia durante una pausa delle prove. Lui è un grandissimo cantante con una grande carriera, a me fa impazzire come attore, non solo a me. Ma tu avresti sempre voluto fare il cantante, l'attore? Veramente il mio sogno era fare l'ingegnere del suono, stare dall'altra parte della barricata. Poi il caso e tanto studio invece mi hanno portato a fare il cantante ed è una scelta che sicuramente non rinnego, anzi, meno male che è andata così. Noi ne siamo felicissimi che tu non abbia deciso di fare l'ingegnere, anche perché mi sembra che con le tue doti tu stia meglio in palcoscenico. Ma quindi la musica comunque è stata una scelta del destino? Sì, la musica ha trovato me, io poi ho trovato la musica e nel rispetto reciproco, che diciamo il faro che io seguo, perché me l'ha insegnato il mio insegnante, il maestro Bruscantini, penso che la strada insieme è stata bella e spero che continui ancora per molto. È bello trovarsi, beh, soprattutto per chi sta in platea e bello trovarsi segue. Col pubblico anche esatto. Di sera. Grazie, in bocca al lupo. Ciao, crepi il lupo. I giorni del piacere canta il coro. Certo, con l'Elisir d'Amore è tutto possibile. A presto, Paola Giunti, Teatro Regio, Wiesbaden.